Inizia con destra 4, sinistra 5, buona fortuna. 5, 4, 3, 2, 1, via, ritardo a destra 4, dopo incrocio e sinistra 5, 30, sinistra 5, non tagliare e ritarda tornante destro, 40, destra 6, 30. Ricordiamoci di dire al sottoscritto di non scavallare i tornanti, cioè non andare oltre. Ciao a tutti ragazzoli, ben ritrovati, anzi benvenuti in un nuovo appuntamento affascinante su EA Sports WRC. Un videogioco, simulatore, simcade, non mi interessa come lo volete chiamare voi ragazzi, non ho veramente alcun interesse su definirlo quello, quello o quell'altro. Benvenuti su un videodrogo. No? Cos'è che sei? Un drogogioco? Non lo so ragazzi, un videogioco che mi ha letteralmente catturato. Basta pensare che questo mio miglior tempo in questa tappa di Monte Carlo, poi andrò un po' più nello specifico, tanto abbiamo 7 minuti e 20 per parlare insomma, ero semplicemente alla 13ª/14ª ora di live sul canale Viola, su Twitch, e questo ero io. Dopo 12 ore in live a fare mille altre cose, oltre che WRC. E guardate la concentrazione. Ovviamente non si parla durante le tappe, perché il copilota è fondamentale. Fatemi dire subito una cosa importantissima. È la prima volta che il sottoscritto si trova benissimo, ma veramente benissimo, con un copilota in un videogioco, simulatore, simcade, quello che volete voi, rally. Veramente fantastico. Poi io l'ho rinominato Matteo Bobbi, il mio copilota. Ho chiesto anche a Matteo se andasse bene e lui era super contento, super felice di questo. Quindi Matteo Bobbi è il copilota e io sono Amo Sgommare. In alto a destra in realtà avete visto Amo Sgommare perché sono online. Ora un po' di contesto, dove sono? Sono con intanto la Ford Puma Rally 1, quindi la WRC, quella più potente possibile ibrida. E sono con questa vettura in quel di Monte Carlo, la terza tappa di Monte Carlo, 9,2 km di solo puro asfalto. E vi dico già subito, asfalto, bene, da quello che ho potuto capire, percepire, c'è un grip forse esagerato per quanto riguarda l'asfalto. Quindi magari non è la condizione dove poter provare meglio questo WRC, ma vi posso dire che a livello di intrattenimento, sia per chi guarda, sia per il sottoscritto, mamma mia, qui quanto ho rischiato, guardate la mia faccia infatti, è un qualcosa di splendido, stupendo. Tra l'altro ci sono i danni, non vi preoccupate, se io vado a sbattere, a fare un bong, magari in qualche barriera, guardrail, muro, e sono fortunato chiaramente a rimbalzare, comunque sia tranquilli che ci sono i danni nel caso, c'è la foratura, ci sono pericoli ovunque. Vedete quanto sto andando forte, ma diciamo anche che io sapevo dove andare, ma il copilota è stato fondamentale. C'è anche da dire un'altra cosa, ovvero che la Ford Puma non è la vettura più veloce in assoluto delle Rally 1, perché c'è la Toyota Yaris che è maneggevole oltre misura, agile come non so cosa, e invece la Puma sembrava un macigno. Basti pensare che io due volte ho provato la Yaris dopo aver provato per due ore intense la Puma qui in questa stessa tappa e stavo migliorando di 6 secondi, ma non ho voluto fare il miglior tempo personale con la Yaris, perché mi era affezionato un po' alla Puma e perché, almeno fino a sabato sera o venerdì sera, ero il più veloce con la Puma ed ero anche il migliore italiano in questa tappa da 9 km dove comunque in tanti hanno provato. Ora, sto facendo questo voiceover, ma potrei anche non fare un voiceover per le tappe rally. Vedete che io non parlo, ma è tanto bello ragazzi, ma è tanto 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 bello stare lì in silenzio e godere dell'auto che ha un'accelerazione spaventosa, come tutte le rally, le vetture da rally. Ovviamente non serve la velocità massima, serve la maneggevolezza. Ho anche modificato un pochino il setup, abbassando tanto la vettura, cercando di ragionare un pochino su dove mettere, diciamo, mano, e devo dire che ha risposto molto bene la macchina, in positivo e negativo su alcuni aspetti, quel piccolo tocco. E mi è tanto piaciuto questa cosa qui. Ma la cosa più bella è il divertimento che ho io personalmente nel guardare
delle tappe e vedere quanto piacciono anche a voi. Io, ragazzi, mi sono letteralmente innamorato di questo capitolo che non ho avuto in anteprima, non ho mai avuto, e anzi ho preso 7 giorni dopo l'uscita perché ero andato a Lucca Comics and Games. Appena sono tornato ho scaricato questi 84 giga di gioco per Steam, su Steam, e mi sono goduto una bellissima carriera. Cioè, non è niente di che, magari la carriera, puoi creare una vettura, puoi decidere se partire dal Junior, dal WRC2 o dal WRC ufficiale. Ecco qua un piccolo bong che non mi ha per niente favorito in verità, perché ho fatto molto meglio poi più tardi. Però comunque sia, mi è piaciuto per la mole di cose da poter fare, per la qualità sul ghiaccio, per la qualità sulla neve, per la difficoltà nella visione proprio di una tappa innevata, per la qualità in quantità di robe. Proprio c'è tantissima roba e non puoi stare mai fermo un attimo. Abbiamo tantissime vetture, tantissime tappe lunghe, corte, fantastiche, e chiaramente, ragazzi, tutte le tappe sono diverse, va bene, alcune ovviamente sono al contrario, ma sono tutte diverse, sono tutte curve difficili, complicate, o comunque sia, dove bisogna fare la differenza. Lo sapete com'è una tappa, no? Com'è un rally, sapete cos'è? Punto A, punto B, qua ho rischiato tantissimo, punto A, punto B, devi cercare sempre di correre al massimo senza aver paura di niente, in silenzio. Se sbagli una curva, poi le successive saranno difficilissime da affrontare perché perdi la concentrazione. Basta guardare un attimo qualcuno in chat che scrive e non ci capisci più niente. Ma personalmente non voglio parlare lato fisico, perché non sono mai stato un fenomeno nei giochi di rally. Anzi, vedete ragazzi, mi dispiace, ho utilizzato il freno a mano, un tastino all'interno del volante come freno a mano, ho utilizzato almeno una corona WRC ufficiale, ma non ho il freno a mano e non ho il cambio sequenziale. Mi dispiace, ho le palette, questo ci dobbiamo attaccare. Ma non essendo un pilota rally non giudico, so solo che pilota rally, o comunque uno esperto di rally, non giudico, so solo che andare forte su questo capitolo è meravigliosamente bello, fantastico, e sinceramente apprezzo tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Guardate un po' la mia reaction dopo 7 minuti e 20 di silenzio. 2 secondi ho tolto, non so come ho fatto, ma va bene così. Forse sono... va bene. Oh, mamma mia. Il T3, che cazzo ho fatto? Basta. Ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, questo va su YouTube. Questo va su YouTube. Siamo alla prima Ford. Siamo in assoluto la prima Ford. Siamo 11esimi. So, comunque siamo alla prima Ford. E siamo i primi italiani. In uno dei rally, delle tappe più usate. Wow. PS, divertitevi ragazzi, non trovate sempre delle cose negative all'interno di un videogioco, di un simulatore o quello che è. Questo sim, questo arcade, questo quello che volete voi, è bello, è divertente, fa sorridere e ti fa impegnare. È una cosa che ci tengo a dire, e ci vediamo in un torneo a cui ho deciso di partecipare con una Renault Megane, dove siamo 184 iscritti e io cercherò almeno di entrare nella top 100. Vediamo. Ciao!